Ciao amici di Ironfolks, siamo qui all'Iron Fest in compagnia degli Atavicus. Allora, per voi la prima domanda che voglio farvi riguarda l'evento in cui avete suonato il 10 marzo a Roma, cioè il secondo festival di Mr. Folk. Intanto sarei curioso di sentire un vostro parere su quello che era il festival, visto che è un po' la gemella della nostra webzine, diciamo, e come pensiate che possa evolvere quella manifestazione nello specifico, e un vostro personale feedback da musicisti che vanno partecipato. Allora, innanzitutto saluto tutti voi, salutiamo tutti voi di Ironfolks e cogliamo subito l'occasione per ringraziarvi della visibilità e anche di averci chiamato. Sappiamo che ci avete tenuto particolarmente, quindi grazie. Per quanto riguarda l'evento di marzo, noi con Giosuè siamo, si può dire che siamo amici, li conosciamo da tanto tempo, lui con noi ha un rapporto che dura da anni, perché comunque era anche un fan dei Draugr e da allora abbiamo avuto, diciamo, a che fare con lui a livello professionale e anche, diciamo, un rapporto d'amicizia. Al Traffic, da parte, diciamo, dell'organizzazione di Mr. Folk, nulla da eccepire. Ovviamente non possiamo assolutamente negare che abbiamo avuto un po' di problemi a livello tecnico, nel senso che i suoni non erano un granché, ma non perché noi pretendiamo chissà che cosa, perché comunque il musicista ha quei 20-25 minuti per esprimere la sua arte. Se poi il messaggio non riesce a passare, comunque diventa una cosa antipatica. Quindi voto 10 per l'impegno di Mr. Folk per averci chiamato, però insomma poi ci sono stati un po' di problemi tecnici, ma sicuramente non sono stati dipesi da lui principalmente, però insomma voglio dire, alla fine l'abbiamo portata a casa, sono stati tutti quanti contenti, noi per primi, perché comunque quando si suona va sempre bene. Ok, la seconda domanda che vi faccio riguarda invece un lavoro su cui siete da un po' di tempo, che è appunto la vostra seconda pubblicazione. Allora, so che avete avuto una serie di problemi negli ultimi mesi che hanno un po' rallentato i lavori. Volevo chiedervi qual è lo stato attuale del lavoro e cosa possiamo aspettarci dagli Atavicus per l'immediato. Allora, possiamo dire innanzitutto che il disco attualmente si trova in fase di post-produzione, quindi abbiamo finalmente terminato le riprese. Si stanno già occupando appunto del mix e del master, poi successivamente siamo riusciti a superare i vari problemi che abbiamo avuti, quindi da qui in poi riusciremo ad avere una linea, un programma molto più definito e molto più incisivo. Quello che possiamo aspettarci dal disco è né più né meno di quello che abbiamo promesso ormai un paio di anni fa, ovvero aspetti estremizzati, diciamo così, di ogni singola sfaccettatura di quello che è il sound degli Atavicus. Questo vuol dire che dove su Ad Maior abbiamo sentito delle sonorità che richiamano più il metal anni 80, le sonorità più trash, ascolteremo dei riff e dei suoni ancora più trash. Sarà enfatizzata non poco la matrice epica, quindi orchestrazioni più elaborate, arrangiamenti più adatti a questo tipo di musica. Anche la fase acustica, sai che è stata curata molto di più, l'aspetto sarà del disco in generale sarà più coinvolgente per l'ascolto, sarà un suono molto più definito e puntiamo a inviare anche un messaggio abbastanza importante che si svolge appunto dentro questo disco, che segue un concept, che è una base storica che racconta eventi, culti, battaglie, tutti quegli aspetti che abbiamo trattato anche precedentemente, però anche qui con maggiore enfasi, maggior impegno e maggior precisione, diciamo,
è un messaggio che teniamo particolarmente a far arrivare, che teniamo particolarmente a far conoscere. Quindi impegno massimo e speriamo in una buona resa. E soprattutto speriamo che finiscano questi serie di sfortunati eventi che ci hanno portato un po' contro la nostra volontà, perché purtroppo c'è impegni lavorativi, insomma, il lavoro, la famiglia, tutto quello che, anche un po' la salute, tutto quello che ti porta, tutti i problemi che ti portano all'essere adulto, all'essere grande e non poterti dedicare come vorresti magari al tuo progetto, ma insomma piano piano stiamo mettendo a posto tutti i mattoni per riuscire a portare avanti il progetto. Ok, su quello che mi hai appena detto mi vengono due domande. La prima è come vi siete mossi appunto nella scrittura dei testi, cioè se avete fatto una qualche ricerca sull'aspetto storico, se avete lavorato su particolari eventi, particolari aspetti del periodo di cui vi occupate, dall'altro come avete lavorato sulle orchestrazioni per rendere al meglio quel tipo di atmosfera che si addice a una band come gli Atavicus. Allora, quanto riguarda i testi, ovviamente la stesura è stata preceduta da uno studio e una ricerca approfondita di ogni singolo aspetto che andiamo a trattare. Quindi laddove parliamo, faccio un esempio, c'è un pezzo che presenta Malfosk, tra l'altro, si chiama L'ardire degli avi, che parla di una battaglia che si è combattuta sulle rive di un fiume, tutt'oggi ritenuto sacro, e la stesura di quel testo è stata preceduta dallo studio proprio dell'evento, delle fazioni che si sono scontrate, del luogo in cui è successo e di come è tutt'oggi sentita questa sacralità del posto. E quindi, avendo raccolto diverse informazioni, sia per fonti storiche, storie tramandate ancora oggi, abbiamo raccolto informazioni sufficienti per poi scrivere il testo in modo che potesse rispecchiare da un lato la componente appunto storica e dall'altra l'approccio e l'enfasi tipico di Atavicus. Quindi manteniamo la nostra identità pur andando a trattare un tema che per forza di cose va a essere circoscritto a un evento. Quindi diciamo che lo studio ha questa doppia valenza, identità sia di ciò che andiamo a parlare pur mantenendo un'identità propria della band. Ok, e per quanto riguarda invece le orchestrazioni per aiutare almeno, sono intanto le usate per aiutare a rendere meglio le atmosfere, per dare un tono più epicheggiante, le usate a scopo coloristico, in che modo e come vi siete approcciati alla fase di orchestrazione? Allora, l'orchestrazione ha diverse valenze all'interno del disco e anche all'interno di magari un singolo pezzo, mi spiego. Su un riff che chiede magari una sonorità più tagliente, più veloce, l'orchestra va soltanto a creare chiamiamolo quasi un sottofondo, ok? Un riempie, dà quel senso di profondità e è molto scarna, perché c'è giusto magari una sezione di archi che ti accompagna il riff, dà quel senso appunto di profondità. Invece su momenti più epici c'è una ricerca di una spazialità diversa, quindi vai a comprendere una sezione di ottoni, oltre alla sezione degli archi, fiati, cori. Quindi ogni pezzo e ogni riff ha un arrangiamento pensato apposta per rendere al meglio la dinamica e l'atmosfera del singolo riff. Il risultato finale appunto è una dinamica generale del disco che speriamo possa avere una resa, come dire, al meglio delle possibilità di espressione. Chiaro. Un'altra domanda, sempre sui vostri lavori studio, mi viene in mente pensando all'ultima volta che vi ho intervistati è stato a un Fosk Festival.
e all'epoca mi avevate raccontato di tutta una serie di difficoltà legate all'uscita di quello che è stato il vostro primo disco, che se non ricordo sul quale se non ricordo male avete lavorato sostanzialmente in due, giusto? Ok. Avete trovato, immagino, più agio e un maggior terreno di confronto e quindi un modo di approcciare il materiale musicale anche in maniera più fertile, potendo contare su di un'equipe completa, o avete trovato maggiori difficoltà, o avete iniziato magari il lavoro e alcuni membri sono arrivati al lavoro già iniziato? Allora, per quanto riguarda il disco che è in prossima uscita, ovviamente noi abbiamo iniziato a lavorarci da un po' di tempo, quando eravamo solo io e lui. Poi col tempo si è aggiunto in pianta stabile Matteo Tamot come batterista, che ha apportato in corso d'opera un impreziosimento negli arrangiamenti delle parti prettamente percussive e di batteria, quantomeno negli arrangiamenti, perché alcune parti erano già state comunque composte e registrate. E per quanto riguarda il resto dell'equipe, anche loro sono venuti, soprattutto Mattia Elka, che presentiamo ufficialmente dopo un anno che suona con noi, e al basso anche lui è arrivato, diciamo, in corso d'opera. Sia lui che Maylord, che anche lui sta con noi da tanto tempo, però per quanto riguarda la composizione vera e propria, comunque se ne occupa Manuel per quanto riguarda orchestrazioni e tastiere. Quindi diciamo che c'è stato un lavoro. Per quanto riguarda il disco, per questo disco ancora a quattro mani, con un apporto di Tamot, che è arrivato in un secondo momento. Invece per quanto riguarda la resa dal vivo, dal momento che noi non siamo molto avvezzi né a click, né a campionature, né diciamo ad usare la tecnologia come molti nostri colleghi fanno, ci piace molto la resa spontanea, una resa un po' più rock and roll, l'approccio vero e proprio di un brano suonato nel momento in cui ti senti di suonarlo e come ti senti di suonarlo. L'apporto dei ragazzi che suonano con noi come musicisti è proprio quello di rendere un brano fruibile per il live. Ci sono diverse sfumature, diverse sfaccettature che da studio e da live sono diverse, sono piacevolmente diverse, perché c'è uno studio dietro per riuscire a rendere al meglio un brano che magari concettualmente da studio può essere molto pomposo, molto infiocchettato, sempre ovviamente parlando di Atavicus, quindi insomma voglio dire, passatemi i termini che sto usando, a un approccio live più in your face, più diretto, più d'impatto. I ragazzi sono dei validissimi elementi per riuscire ad amalgamare lo studio con la resa dal vivo. Ed è una macchina che, devo dire, sta funzionando alla grande. Quindi, dalle tue parole, ti chiedo, i pezzi nuovi dal vivo a livello di orchestrazione, le orchestrazioni sono presenti in base o sono curate da live dal tastierista o 50-50? Allora, le orchestrazioni live sono interamente gestite dal nostro Maylord, che non manda assolutamente niente in base, e devo dire se la sa cavare molto bene, quindi riesce a creare un'orchestrazione completa da solo, non mandando niente in base e suonando interamente tutto quello che sentirete all'interno del live, così come le parti di coro, che ad oggi, io dico purtroppo, in molti mandano in base per ottenere un risultato più cristallino. Noi invece abbiamo preferito un approccio, passami il termine, più vero. Questo vuol dire che
abbiamo tre voci. E stoniamo in maniera onestissima. E siamo onestissimi nella stonatura. Che è il bello anche dei cori. Allora, l'ultima domanda riguarda una informazione che ho trovato sul vostro profilo Facebook, cioè che attualmente voi siete in cerca di una label, correggetemi se sbaglio. Ok. Avete avete qualche nome in particolare in mente o... Allora, questo è un argomento effettivamente abbastanza spinoso. Colgo l'occasione magari per mandare un messaggio a Matt della Nemeton, che a quanto pare, ciao Matt, che a quanto pare è sparito dalla circolazione. Noi il materiale per il disco futuro è quasi pronto. Attualmente stiamo in un limbo che proprio per una mancanza di comunicazione con la label ci blocca, non sappiamo che pesci prendere, quindi sì, siamo in cerca di qualcuno che possa dare un ascolto al nostro materiale e poi vedere il da farsi, perché in questo momento effettivamente abbiamo questo problema reale cioè non riusciamo a comunicare con la label. Pensare che la stesura, comunque la pubblicazione del singolo appunto di cui parlavamo poco fa, è stata curata da noi e non dall'etichetta, quindi noi dal 2016 ad oggi sono ormai 2 anni che non abbiamo comunicazioni reali con la nostra etichetta, quindi io mi sento di dire ad oggi che gli Atavicus non sono una band della Nemeton, molto semplicemente. Quindi ecco, siamo aperti a nuove possibilità, nuove etichette e quant'altro. Più che altro a malincuore, perché Matt ci ha dato l'opportunità, la possibilità di una discreta visibilità quando il nostro nome era puramente un nome scritto sulla carta, ci ha dato fiducia a occhi chiusi e per questo è ancora più difficile tutta questa situazione, è ancora più spinosa. Purtroppo abbiamo delle esigenze di band anche noi non è detto che per produrre un disco devi avere per forza un'etichetta, però magari una buona mano te la dà in questo momento, quindi noi tutto quello che possiamo dire su questo argomento è questo: mancanza di comunicazione da svariato tempo. E mi riallaccio al discorso di Manuel. Non c'è altro da dire. Perfetto, chiudiamo con un saluto ai nostri lettori di Iron Folks. Salutiamo tutti i lettori di Iron Folks e personalmente vorrei ringraziare questo bell'uomo innanzitutto per averci chiamato a suonare qui questa sera e ancora di più per avermi fatto fare un giro sulla sua macchina. Sì, grazie a tutti e noi siamo molto orgogliosi di poter vantare tra virgolette delle amicizie che ci vogliono a suonare, perché per noi, per quanto possa sembrare una stupidaggine, essere apprezzati in questa maniera è motivo di orgoglio, ci fa fare tanti chilometri col sorriso perché sappiamo di trovare amici che ci vogliono bene e che hanno piacere di ascoltare la nostra musica. Poi, come un ultimo cappello conclusivo, vogliamo ringraziare il nostro fonico che sta imparando i segreti del mixer in sala affinché il nostro show sia degno di nota. Si chiama Davide Di Michele per gli amici Vocino, è il nostro fonico live e sarà anche il fonico che ci curerà il disco.
quindi grazie Davide e grazie a tutti quanti voi. Con gli Atavicus è tutto, alla prossima.